Lei ha parlato di rabbia e ha parlato di cittadinanza. E tutte e due sono cose che vorrei raccogliere perché sono proprio vere. Rabbia per il costo che si fa pagare oggi ai giovani per mantenere meccanismi che sono bloccanti della società, dai meccanismi di regolazione del mercato del lavoro, da meccanismi di pensioni, da meccanismi di meritocrazia, che tengono fuori in tanti casi i giovani per difendere i cosiddetti diritti acquisiti. E quindi giusta rabbia, reazione, repulsione, che deve diventare partecipazione proposta e deve diventare ruolo anche nella politica, nell'esserci a livello di società e di decisioni, dove non si può dire che questo sia una fase della storia in cui i giovani hanno ruoli da protagonisti, ma non da protagonisti nel senso di singole persone, anche come categoria.